Amici della rete, ancora una volta incontri e siamo qui. Il mio intercalare, come sapete, ne sentirete delle belle. Questa mattina invece ne vedrete delle belle. Abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio la splendida Raffaella Modugno. Come stai, Raffaella? Buongiorno. Bene. Tutto bene? Bella. Dobbiamo sfatare, un po' affannata. Dobbiamo sfatare subito una cosa con Raffaella. Era in villa comunale, l'abbiamo rapita. Nell'auto di Franz Fiorellini ce la siamo portati via. Quindi perdonatemi l'outfit. È fantastica. Allora, vabbè, Raffaella, tutte le sfaccettature. Bene, bene. E che sfaccettatura. Fatemela dire questa cosa da maschietto. Detto questo, Raffaella, di che vogliamo parlare? Di tutto quello che ci va. Intanto, quello che ti pare. Intanto è un piacere vederti qua. Grazie, è la prima volta, anche per me. È la prima volta che arriva in TV, che arriva a Città di Ariano e ci fa molto, ma molto piacere. Grazie per l'invito. Senti, Raffaella, la prima cosa, adesso dovremmo fare la cosa seriosa, non la facciamo, la facciamo bella, ironica, che ecco, ci piace fare, insomma, parlare di Miss Italia, parlare di tutto quello che è accaduto nel corso del tempo è una cosa un po' lunga, però ormai diciamo... Ma lo sanno tutti, lo sanno perché tutti mi vogliono bene, mi seguono e quindi ormai sanno tutto. Ma quanti fan hai in giro per il mondo? Io so che tu hai una fan? Tantissimi, tantissimi. E dove sono? Quando ho detto a dei miei amici che ti avrei intervistato oggi, è stata una sorta di baraonda, però. Ho detto, possiamo salire? No, perché io sono geloso. Ma perché? Come un cappone tasmano la voglio tenere con me. Fammi illudere un po'. Io quando vengo qui ad Ariano mi illudo sempre. Senti, Raffaella, sempre un bel contatto con Ariano, non manchi mai, molto tempo ad Ariano Irpino. Adesso, in vista dell'estate che si lavora un po' meno, preferisco comunque passare il mio tempo qui ad Ariano piuttosto che magari rimanere a Roma. E quando si deve partire? Si fa un viaggetto in più verso Roma e poi si parte. Anche perché poi i legami familiari sono qui, sono ad Ariano. Sono ad Ariano, ma anche i miei più cari amici, amici di una vita. E quindi mi piace qui passare il tempo. Quando appena posso sono qui. Vacanze a parte Ariano? Allora, vacanze, per il fatto che io tutto l'anno viaggio, non la vedo bene l'idea della vacanza. Strano ma vero, perché comunque per mia fortuna, grazie al mio lavoro, passo i miei interi inverni al mare, al sole, quindi l'estate preferisco più rimanere in Italia o magari dividermi tra Ariano e Bari, perché come sai, certo, io sono di origini pugliesi, certo, tutta la famiglia lì. Napoli, perché magari ho tutti i miei amici. Avrei dei biglietti per qualche meta, ma non credo di partire, per esempio, prossima settimana. Prossima settimana, dovrei anche lavorare, vado a Kiev, dove sarò presidentessa di giuria del concorso Miss Kiev. Wow. E quindi io sarò lì, non vedo l'ora. Bella, Miss Kiev. La seconda volta che mi fanno far parte di una giuria di bellezza. Una volta mi è successo in Cina e questa volta a Kiev. Che bella sta cosa, quindi è un qualcosa in più nel tuo excursus lavorativo. E esatto, non solo. Qualcosa di diverso. Senti, il lavoro come va? Il lavoro va benissimo, non so se non mi hai ancora intervistato, io ho fatto un altro videoclip con Pitbull. Sono stata due mesi fa a Santo Domingo e abbiamo girato un'altra cosa insieme che uscirà credo a settembre-ottobre, non vedo l'ora. Dopo il celeberrimo Timber è stato fantastico. Esatto. Ma lavorare con questi santoni della musica, com'è? Incredibile, soprattutto come ho sempre detto, perché Pitbull è uno dei miei cantanti preferiti, quindi non ti dico, l'emozione è stata incredibile. E poi soprattutto scoprire che in realtà loro sono delle persone semplici, delle persone umili. Gente come noi. E questo che è la cosa ti fa rimanere. Cioè dietro questi baracconi strani che la gente immagina. Poi c'è una persona, persone... sono persone semplici, simpatiche, umili, che si mettono a disposizione. Mi sono sentita molto a mio agio, sia per lui che per tutto il suo staff. Ascolta, e ci puoi dire il titolo di questo nuovo lavoro? Non lo posso dire. Come non ho potuto pubblicare questa volta, differente dell'altra la volta. L'altra volta ho pubblicato delle foto di backstage e questa volta non me l'hanno permesso di fare, e quindi niente, non posso dire niente. È top secret. Top secret. Funziona così, vabbè. Senti, diciamo una cosa, parliamo un attimino di te. Tu vivi costantemente a Roma. Sì, dovrei vivere a Roma in realtà. Hai scelto Roma come la tua città? Sì, insomma, come base ho scelto Roma. Sto bene lì, è una bellissima città, poi non sono neanche tanto lontana dalla mia famiglia, quindi appena posso non ci metto niente a prendere la macchina e scendere. Mi piace, ripeto, la gente lì, sto benissimo lì. La domanda che ti farebbero 100 donne se potessero fartela in questo momento, come fai a stare così in linea, in forma, quanta dieta fai? Ma
dieta non seguo una dieta ferrea. Io mangio un po' tutto, però comunque ovviamente è misurato. Mai non escludere niente. Cioè, adesso io faccio proprio la cosa arianese, ma io se ti invitassi una sera a mangiare insieme a Franz Fiorellina patate e peperoni, no, ascolta, se io accetto di uscire, la dieta non esiste. Oh. La dieta si fa a casa. Perché, cioè, davanti agli altri, fare quella che prende l'insalatina e il petto di pollo, cioè, per favore, preferisco stare a casa. Pensa, adesso succede, non lo facciamo noi donne, lo fanno gli uomini. E questa è una cosa sono che... Sono uscita poco tempo fa con un ragazzo, io contento, le ordino quello che voglio, lui fa, no, io sono un'insalatina e un pesce bollito. Che noia, ragazzi, mi sono sentita a disagio. Noiosissimo. È così. Però la cosa bella, il messaggio che hai dato, io quello vorrei che si puntualizzasse. E chiaramente fare la modella, il lavoro, manchene, tutto quello che c'è, però insomma prendersi delle pause. Io ho avuto il piacere di lavorare, seguire questi carrozzoni nel senso buono di moda, e molto spesso vedevo queste ragazze a una dieta così ferrea che faceva quasi paura. Quindi alle volte, quando si può prendere del tempo per mangiare, per dedicarsi a se stesso, bisogna prenderselo. Insomma, non bisogna vivere una vita per fare la top model come fai tu, insomma, non bisogna non mangiare mai, non bisogna anche specificare, perché io faccio parte comunque di un altro mercato, come ho sempre detto. Non sono di quelle modelle magre che magari, giustamente o non lo so, devono seguire una dieta ferra. Io faccio parte delle curve dove mi preferiscono un po' più in carne, quindi la mia fortuna è questa, che io posso mangiare, mantenermi, anzi devo evitare di dimagrire troppo. Quindi hai capito? Va perfetto. Andiamo al rovescio, questa cosa, il fatto delle curve. Tra infatti, l'altro, già rispetto a prima sono dimagrita, non so se ti ricordi. Sì, sì. E già non ti nascondo che molte volte il mio lavoro mi ha creato un po' di problemi, nel senso che mi preferivano più prima. Cioè, di un po' più modello. Ancora più in carne. E quindi, pensa, io ho il problema è il contrario delle modelle normali. Che meraviglia. Meraviglioso. Ma perché le modelle, le famose manchen, quelle che sono, io definisco bellissime, ripeto, molto belle, ma un po' stampelle, così. È così. È un po' dura, io quando sono un po' sottopeso vengo a Rirpino e mi riprendo e mangi patate e peperoni, quindi il prossimo invito che ti farà Big Wave non si parlerà certo di gambi di sedano, ma patate e peperoni volentierissimo. Bello il cuccio. il famoso cuccio arianese, fantastica sta cosa, poi vi faremo vedere anche i cucci. Fantastico, è bello parlare con Raffaella, perché con Raffaella è come rivedere ogni volta che ci incontriamo una vecchia amica, vecchia tra virgolette, e parlare del più e del meno. Tra l'altro dobbiamo dire una cosa importante, diciamolo, saremo ancora una volta insieme sul palco del Film Festival. Vi chiedo già scusa per le gaffe che farò, ma non è vero, non saremo insieme dal 31 al 2. 31, sì, da 30 a 31. 30, 31, 1 e 2 agosto. Di agosto. E saremo insieme a questa splendida manifestazione. Ancora una volta ho il piacere di lavorare con te. E mi fa molto, molto, molto piacere. Anche io, mi raccomando, noi ci vedremo molto spesso, ancora prima dell'evento, perché tu mi devi fare da maestro. Quindi qualsiasi errore farò, prendetevela con lui. Ha promesso ogni volta che mi vedi patate e peperoni non trovarmi scuse, perché sennò lo dirò a tutto il mondo. No, assolutamente. Ah no, ricordati che tu non devi dire in giro le mie misure. Ah, ecco, le misure della Modugno sono 80-90 90-80-90. No. Sono bellissime le misure della Modugno. Io chiaramente hai detto 90-80-90. Siamo di 60. Con Raffaella scherzo spesso sul fatto delle curve, della linea della dieta, perché insomma si è montata tempo fa una polemica ormai dimenticata, però che gli ha fatto un po' scuola nel tuo lavoro, nel senso che molte ragazze hanno apprezzato moltissimo quello che dicesti tempo fa. Vogliamo ricordare il famoso problema del peso non peso, del lato B e lato A, quelle sono state tutte cose che tu l'hai detta in verità, l'hai detta fuori dai denti, e ha fatto un po' scuola. Io devo dire brava, sei stata proprio brava in quel periodo là. E molte ragazze, mi ricordo, ancora oggi devo dire la verità, mi capita di combattere ancora su questa cosa, sì, però rispetto a prima un po' meno. Senti, un'altra cosa, la moda italiana, come vede te la moda italiana? La moda italiana a me non mi vede proprio. Questa domanda gliela dovevo fare. Però all'estero sì.
Ecco. All'estero sì. La moda italiana non ti vede, ma, spieghiamo perché. Ma perché, vabbè, il campionario viene fatto su taglie molto piccole. Quindi no. Parliamo di taglie, diciamo la taglia proprio. 38? Dire. 38, vuol dire il vitino di Franz Fiorellini. Anche il tuo, tu sei un po', forse 36 direi. No, io più che altro non poso, poso poco per gli abiti, per il prêt-à-porter, queste cose così. Io sono più per intimo e costume da bagno. Ecco perché poi passo i miei inverni sulle bellissime spiagge. Questa cosa mi fa veramente bene e non mi dispiace. Io ho visto qualche tuo servizio, mi pare Emirati Arabi, gli ultimi, a parte Miami. Ho fatto un editoriale a Dubai, me l'ha fatto un fotografo molto famoso di Mosca, e sempre un altro mi pare che, no, l'ultimo a Miami anche. Dubai e Miami, gli ultimi che ho pubblicato. Possiamo dire questa cosa, che tu vivi spesso a Miami? Che ti Io sì, piace stare a Miami? L'inverno sono spesso a Miami per lavoro, ma anche per piacere, è la mia città preferita. E quindi adesso andrò lì da ottobre, sarò lì 3 mesi, ottobre, novembre, dicembre. Mi farò anche l'art base lì, sarò ferma lì, ormai il mio lavoro è lì e poi come base, e poi mi muovo in Sud America. Ti muovi molto, poi vogliamo ricordare la tua copertina, voglio ricordare una bellissima che era su GQ. Fantastica. GQ India. India, e poi ce n'era poi c'è stato un altro GQ Sudafrica. Sudafrica, e ce n'era una bella, aspetta, non mi ricordo, Maxim, quella è stata la copertina della Germania, adesso deve uscire un'altra, non ti dico quale. E dimmela! No, le posso dire! Dici qualcosa, ma la news la devi dire. Deve essere, poi non c'è effetto surprise, capito? Scusa, ma io già lo sapevo. No, non va bene. Poi te non parli più di me, Gianni Vigoroso parla di me, quindi non va bene. Noi parleremo sempre, anche perché sei la nostra amica e ti vogliamo bene, a prescindere da tutto. Grazie. Senti, cos'altro vogliamo aggiungere di questo momento particolare che stai vivendo? Un momento importante. Ecco, questa è una cosa che volevo dire, stai studiando. So che stai studiando recitazione. L'ho detto, sto studiando. Vuoi diventare anche un personaggio dello spettacolo? Stai diventando, compagno. Non lo so, io sto studiando, poi non diciamo altro. È pesante studiare? No, non lo è. Se ti piace non lo è per niente. Quindi stai frequentando corsi, accademie? Corsi, sto partecipando ai festival, che comunque sono ambienti che mi possono servire per conoscenza, e public relations, come sai, funziona. Poi lavori con gente in gamba. Infatti sono stata al Cannes, al Film Festival di stata, Cannes. Stata? Sì, bella, sono stata lì. La Croisette, meravigliosa. Un sogno. Bello. Tutti gli attori di Hollywood, tutti i parti. E beh, poi lavori con presentatori in gamba come Big Wave, diciamo. Certo, questa io la tagliamo. Quando mi dicono, ma cosa hai fatto? Con chi hai presentato? Con Big Wave, lo sai? Fantastico. Se non lo sanno vuol dire che sono loro ignoranti. No, perdono una grande occasione. Vabbè, il prossimo, futuro prossimo, parliamo di qualcosa che puoi dirci nel futuro proprio. Non ho mai parlato del mio lavoro futuro, perché sono molto scaramantico e dovresti sapere, dovessi ricordartelo. Hai ragione. Come posso dire, non perché voglio fare chiacchiere, giusto per dire qualcosa, che comunque ci sono tante cose in progetto, tante grandi cose. E, però non me ne far parlare, ti prego. Ho sentito parlare anche di cinema. Questa cosa è vera. Cinema, ho sentito parlare voi. Non voglio dire niente. Vabbè, io lo so, lei me lo dirà dopo e poi ve lo dirò in separata sede. Raffaele, intanto devo dirti grazie. Ma grazie a te. Scusati se ti abbiamo rapito dalla villa comunale. Non fa niente, il pubblico mi perdonerà per corsa. Queste condizioni. Noi assolutamente non possiamo fare altro che farti gli auguri. Grazie. In bocca al lupo. E io intanto vorrei salutare anche tua sorella Rosanna. Dobbiamo dire la verità, che è qui e non vuole essere ripresa. Stesso outfit, Rosanna, ti stanno riprendendo. La nostra amica Rosanna, che adesso l'abbiamo beccata. Non che mai personal trainer? La personal trainer è lei? Sì. Ma dice che lei è molto precisa. Mi chiamate, mi hai fatto l'esercizio oggi, fatto quest'altro? Rosanna, lo puoi dire da lontano, ma com'è con lei come atleta? Brava, ti segue? No, ti segue. Devi un po' spingere, pigra. Io sono però un po' pigra. Quando parte, è più veloce di me. Dai, davvero. Resistenza. Dopo magari vediamo una corsa, una 100 metri se riusciamo a vedere. Certo, qui sicuro, faccio uno scatto. Va bene, ragazzi, proprio vogliamo aggiungere qualcos'altro per salutare gli amici di Città di Oriano che vedranno questo video. Intanto continuate a seguire questa bella presenza che è qui accanto a me, perché oltre a vederne delle belle, vedere lei che è bellissima, c'è tanto dentro di lei, veramente una brava persona, una ragazza intelligente, è una persona che la sa lunga su tutto e professionalmente molto ma molto brava. Raffaella Modugno, vuoi aggiungere qualcosa? Grazie Antonio. Niente, per sapere ogni mio aggiornamento sul lavoro, sui miei viaggi, io ho la mia pagina Facebook, Raffaella Modugno, ho la mia pagina Instagram, e molto presto ci sarà anche il mio website, quindi seguitemi. Bene.
fateci sapere, insomma. Grazie a tutti voi, da Big Wave e Raffaella Modugno è tutto. Ciao. Ciao.